Amici, bentornati a un nuovo episodio. Come di consueto, andiamo a scavare nei recessi di uno shooting che ho realizzato di recente. Prima di cominciare, vi invito a sostenere questo canale iscrivendovi e attivando la campanella. Inoltre, per qualunque curiosità vi venisse, potete lasciarmi un commento e io tendenzialmente rispondo a tutti, anche perché per il momento siete pochi, quindi vi faccio in fretta. Bentornati, quello che vi propongo oggi è uno shooting che si è svolto all'interno di uno studio arredato, quindi uno shooting particolare, nel senso che non è il solito still life. Abbiamo realizzato delle fotografie di prodotto in una maniera un po' diversa dal solito. Partiamo dal cliente. Il cliente è fondamentalmente un falegname. Nasce come falegname, ha un'officina e realizza prodotti in legno, realizza prodotti di buona qualità perché è molto bravo e punta a un mercato molto alto perché punta al mercato dell'est europeo. Nella fattispecie il cliente chiede un servizio fotografico per una linea di prodotti che ha appena lanciato e che vorrebbe proporre al mercato dell'est europeo, appunto. Quindi un mercato ricco che può permettersi di pagare un prodotto top e che punta molto sul Made in Italy, sulla qualità e sul design del Made in Italy. Per questo motivo, dopo averne parlato, decidiamo di proporre al cliente non il solito shooting con il prodotto svolazzante su sfondo bianco, possiamo fare anche quello, però per un pubblico di quel tipo decidiamo di optare per qualcosa di più. Scegliamo quindi uno studio arredato che sia in grado di contenere tutta questa linea di prodotti e di dargli una sorta di ambientazione in maniera tale da presentarsi al cliente e al pubblico con uno shooting fotografico molto più completo e potenzialmente molto più ricco. Ora, la prima difficoltà affrontata ovviamente è la scelta dello studio. Nel momento in cui si decide di optare per una location arredata, bisogna ovviamente sceglierla in base a quello che è il prodotto, a quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Per cui andiamo a selezionare una serie di studi e alla fine ricadiamo su Studio 10 Watt, che è uno studio in via Watt, è uno studio arredato, è uno studio ovviamente il cui costo non è equiparabile a quello di una sala posa ordinaria, perché lo spazio è molto molto grande ed è uno spazio arredato ed è arredato da un architetto, quindi ha diverse stanze, diverse location, tutte arredate, e è uno spazio che consente grande libertà espressiva per quello che riguarda l'ubicazione dei prodotti, è anche uno studio che ha dei costi veramente veramente notevoli. Per cui questo per farvi capire la pressione che c'è quando si realizza uno shooting di questo tipo, perché ovviamente si affitta la giornata e ci si fa un planning, nel senso che si dice: ok, lo studio costa tot, mi raccomando, facciamo il lavoro in una giornata, non facciamo di doverne prendere una seconda, perché doversi sobbarcare una seconda giornata di studio perché si è in ritardo sul lavoro è una cosa devastante quando i costi dello studio sono quelli. Inoltre, una volta che si è iniziato il lavoro in uno studio di quel tipo, non è che si può dire: beh, adesso lo finiamo da un'altra parte, perché avremo parte dello shooting fatta in un certo modo e un'altra parte dello shooting che sarebbe sottoperformante rispetto a quanto è già stato fatto. Quindi bisognerebbe comunque terminare in quella location. Parlando della location, viene selezionata in particolare per i colori, perché abbiamo esaminato i colori dei prodotti che il cliente vuole fotografare, abbiamo scelto da una tirella i colori che secondo noi rendono meglio in fotografia. A questo punto la scelta dello studio della location dipende anche dai colori dei muri soprattutto, perché mentre molti elementi d'arredo possono essere cambiati, abbiamo spostato diverse cose, i muri non possono chiaramente essere spostati né tantomeno ridipinti. Quindi per evitare di dovermi sobbarcare tutta una lavorazione di post-produzione e stare a cambiare il colore dei muri, francamente non è proprio il massimo, abbiamo scelto la location che aveva già i colori che potevano andare bene per i nostri prodotti. Ora, organizzazione dello shooting. Ovviamente ci siamo recati presso lo studio al mattino prestissimo, in maniera tale da avere più tempo possibile durante l'arco di tutta la giornata, in maniera tale da arrivare a chiusura e dire: abbiamo finito. Per cui siamo arrivati molto presto e siamo arrivati con il cliente, con il camion, quindi sono stati scaricati tutti i prodotti. Può sembrare una cavolata, ma questa è una cosa da tenere in considerazione, nel senso che scaricare dei mobili porta via comunque molto tempo, quindi è meglio arrivare prima dell'apertura dello studio quando si fa un lavoro di questo tipo, perché mentre lo studio è ancora chiuso, io posso fermarmi davanti allo studio e scaricare i mobili. Li scarico davanti e nel momento in cui lo studio apre sono già scaricati dal camion e posso portare tutto quanto dentro. Se si arriva esattamente quando apre lo studio,
si comincia a scaricare lì e ci si è mangiati almeno una mezz'ora di tempo di studio, quindi è meglio arrivare un pochettino prima. Come dicevo, abbiamo scaricato i mobili e questo porta via diverso tempo. Per fortuna avevo chi mi aiutava e quindi mentre venivano scaricati i mobili io allestivo lo studio. Quindi abbiamo cercato di risparmiare tempo anche in questo modo. Io non ho potuto fare un granché di allestimento nello studio in questo caso, nel senso che non c'era chissà cosa da fare quanto a illuminazione per un motivo molto semplice. Lo studio aveva un set di luci che metteva a disposizione, quindi non è che fosse sfornito lo studio, però le luci che metteva a disposizione lo studio non andavano bene per quelle che erano le mie esigenze e soprattutto io voglio usare le mie di luci. Cosa accade però? Fotografare una scena come questa, fotografare, immaginatevi una stanza, scattare una scena come questa non è semplice come scattare un ritratto. Prendete la scena che state vedendo adesso, per esempio, cioè la scena in cui io vi parlo. Qui è un setup molto semplice con una sola luce. Sì, va bene, ci sono due RGB light dietro di me che illuminano il muro, però fate finta che non ci siano. In questo momento diciamo che il set design comprende una sola luce che illumina me, è una luce piccola, nel senso che è una luce di queste dimensioni, grosso modo. Una luce di queste dimensioni va bene per illuminare un soggetto come me, va bene per illuminare una persona. Se stiamo illuminando un'intera stanza o comunque un letto, cioè un letto è grande, questa luce non è sufficiente per illuminare un letto, ce ne volevano di più. Ora, le luci che ho io, di cui sono contentissimo, i modificatori che ho io sono tendenzialmente pensati per il ritratto. A tratti per lo still life, comunque sono pensati per soggetti non così grandi. Per cui che cosa succede? Io devo fare questo ragionamento, mi devo dire le mie luci riescono a illuminare bene questa scena così grande con i modificatori che ho, che sono il più grande che ho è un Octabox da 90 cm, quindi non è enorme, è pensato per il ritratto più che per una scena di interni. Per cui io penso, ma ce la faccio a illuminare con le mie luci? Risposta, no, non ce la faccio. Perché la scena è troppo grande, mi servirebbero più luci, ma io non ce le ho. Quindi che cosa faccio? Avrei potuto utilizzare le luci dello studio, ma non sarebbero state le mie, quindi avrei perso un sacco di tempo a capire come quelle luci performavano. Erano delle luci vecchie, erano delle Helichrome, vecchie, datate, sicuramente valide, perché comunque le cose vecchie spesso sono anche meglio di quelle nuove, eh? Non è questo il punto. Il punto è che mi sarebbero mancati degli automatismi che invece ho sulla mia roba. Avrei dovuto usare il filo. Avete presente il filo quando attacchi le luci flash con il cavo? Cioè non avevano il wireless, avrei dovuto utilizzare il vecchio cavo. E mentre con le mie ho il trigger wireless, ho tutta una serie di agevolazioni, ho il comando remoto sopra la pulsantiera del trigger, ho tutta una serie di cose che mi consentono di lavorare come voglio io e come so io. Quindi mi consentono di prevedere quello che sarà l'esito dello shooting, mentre se lavoro con delle luci che non conosco, non lo so. Cioè, cosa succederà? Mi cambieranno colore le luci durante lo shooting perché si scaldano, mi cambieranno intensità durante lo shooting perché si scaldano, non lo so, non lo posso sapere. Non voglio questa variabile, non la voglio assolutamente, quindi ho usato le mie, siccome ne avevo troppo poche, perché all'epoca, non avevo tutte le luci che ho adesso, all'epoca ne avevo due, per cui ho utilizzato al meglio quello che avevo. Ho messo una luce in posizione fissa, che era, diciamo, la luce principale. Facciamo finta di averla messa a sinistra a 45 gradi, quindi illuminazione standard della scena da sinistra. Dopodiché, che cosa ho fatto? Ho messo la camera sul cavalletto, quindi con il comando remoto, nel mio caso era il Canon RC6, ma va bene, un qualunque comando remoto, basta che induca la macchina a scattare. Nel momento in cui ho posizionato la camera è ferma, quindi non si muove più. Una volta che la camera non si muove più e la luce principale non si muove più, ho fatto questo. Ho messo la seconda luce sull'altro lato. Non a 45 gradi, anche di più, a 90 gradi, e ho fatto un primo scatto. Dopodiché ho spostato la luce a 45 gradi, ho fatto un secondo scatto, dopodiché ho spostato la luce in mezzo e ho fatto un altro scatto, dopodiché ho spostato la luce sopra e ho fatto un altro scatto, dopodiché ho messo la luce sotto il letto e ho fatto un altro scatto. Questo perché? Perché in mancanza di luci, in mancanza di illuminazione, ho preferito ricorrere allo scatto multiplo. Questa è una tecnica che porta via un po' di tempo, però consente una grandissima libertà in fase di post-produzione. Tenete conto che uno shooting di questo tipo può tranquillamente essere sostituito da un rendering e da una progettazione 3D. E io un po' l'ho sentito questo svantaggio, nel senso che un cliente quando ti chiede un servizio fotografico per un prodotto come questo, lo vuole vedere a 360 gradi, lo vuole vedere sia su sfondo bianco, sia collocato in uno spazio tridimensionale, in questo caso uno studio arredato. Nel momento in cui realizziamo una progettazione 3D con un rendering, noi abbiamo il nostro modello 3D e possiamo ruotarlo nello spazio, posizionarlo
posizionarlo come vogliamo, cambiare il colore delle trapunte o anche rimuovere cuscino e materasso e vedere solo il telaio del letto. Questo perché è una progettazione 3D in cui ogni singola vite è stata progettata e collocata come noi la volevamo. Questo ovviamente non è possibile in una fotografia. Una volta che io ho fatto una foto, sono molto più limitato, nel senso che la mia foto io non posso ruotarla, non posso togliere i cuscini e non posso tirare su la rete del letto. Sono tutte cose che non posso fare perché la mia foto è fatta di pixel e una volta scattata quella è, salvo piccoli accorgimenti. Per cui io, sentendo questo disagio nel sapere che sto offrendo al cliente qualcosa di meno rispetto a una progettazione 3D, ho pensato di realizzare le foto con esposizione multipla. Questo perché nel momento in cui il cliente mi avesse detto guarda adesso ruotami il letto di 40 gradi, io gli avrei detto chiaramente guarda non posso farlo, ma questo lo sa anche lui. Però nel momento invece in cui il cliente mi avesse detto guarda non mi piace la luce sul letto, lì io ho possibilità di intervenire, perché lì io gli posso dire guarda io ho 7 foto di questo letto messe una sopra l'altra, io posso benissimo cambiarti la luce che non ti piace in quel punto, perché prendo un'altra foto in cui la luce era posizionata in un altro modo e in quel punto do una pennellata, faccio una maschera di livello e ti tiro fuori la luce che volevi in quel punto lì che non ti piaceva. Questa è una cosa che infatti è stata fatta, perché in molti casi la luce da certe direzioni, per esempio la luce in prima posizione a 90 gradi, tirava fuori molte delle pieguzze della trapunta del copriletto. Quindi che cosa è stato fatto? Per lisciare quelle ombre che esistono, perché le grinze nel copriletto esistono, però da 90 gradi erano molto visibili, mentre con la luce da sopra, luce Paramount diciamo, abbiamo fatto la luce Paramount per il letto, con quella luce in quella posizione le pieguzze vanno via, perché vengono illuminate completamente, per cui non ci sono più ombre. Per cui va da sé che se il cliente mi dice elimina le pieguzze, io non mi metto più lì col timbro clone a diventare matto, semplicemente prendo un'altra foto con la luce da sopra, track, pieguzze eliminate. Ovviamente devo stare a miscelare bene in maniera tale che non si veda il segno netto, però ci si mette molto di meno a lavorare così piuttosto che a lavorare col timbro clone a rimuovere pezzi, anche perché rimuovendo pezzi stiamo clonando e quindi l'effetto non è quasi mai molto bello, bisogna stare lì e perderci molto tempo. Invece con la tecnica dell'esposizione multipla riusciamo a rendere giustizia a ogni singolo pezzo, inoltre riusciamo a far sembrare di aver usato molte più luci, perché abbiamo potenzialmente meno ombre, perché se misceliamo in un certo modo riusciamo a togliere molte delle ombre, in questa maniera sembra che oltre alla nostra luce principale ne avessimo una sopra, una a 90 e magari anche una in mezzo. Misceliamo bene tutte queste foto che abbiamo scattato, riusciamo a togliere gran parte delle ombre e avere esattamente l'effetto che vogliamo. C'è inoltre una particolarità: il letto del cliente ha questo comodino assemblabile con all'interno una serie di lucine LED. Il progetto è molto carino, una serie di luci LED che fra l'altro si attivano con un sensore di movimento, per cui nel momento in cui io metto i piedi giù dal letto la lucina si accende. Ovviamente è programmabile, non si accende sempre, perché se uno non vuole svegliare la persona che gli dorme di fianco la può disattivare, però è bello pensare che nel momento in cui io metto giù i piedi dal letto mi si accende una lucina, così ci vedo. Senza bisogno di fare niente, mi si accende una luce e vedo subito il pavimento. Ora, per far vedere questa cosa, chiaramente, abbiamo dovuto abbassare le luci e in questo caso, lasciando sempre la camera sul cavalletto, sono state dapprima spente le luci flash, così abbiamo fatto un'esposizione del letto solamente con la lucina accesa. Dopodiché è stato reintrodotto il flash a potenze diverse, a potenza più bassa, in maniera tale da riuscire a riprendere il letto sia con la luce accesa che con la luce spenta. Ora, per fare questo, ovviamente, ci vuole un treppiede che sia maledettamente buono e maledettamente stabile, come per esempio il mio Manfrotto. Se andate su un Manfrotto cascate sempre sul morbido, quelli sono dei prodotti che sono una bomba. Perché vi dico questo? Perché se io faccio tutta questa cosa, ovviamente la camera deve essere immobile. Nel momento in cui io sto scattando con il trigger va bene, non succede niente perché nessuno me la tocca. Non vi dico cosa succede quando qualche collaboratore magari camminando tocca dentro il treppiede. Dici, cazzo. Ok, quante foto avevamo fatto di questa scena? Sono da rifare tutte, perché se il treppiede si è mosso e io continuo così, poi non si allineano più. Quindi bisogna ricominciare da capo. Non vi nascondo che un paio di volte è successo. L'importante è non perdersi d'animo e ricordarsi quello che si è fatto, che più o meno le posizioni delle luci le hai appena fatte, quindi dici vabbè, armiamoci di coraggio e rifacciamole, ma bisogna rifarle perché altrimenti poi se non si allineano più sono tutte foto buttate. Bisogna utilizzare la messa a fuoco manuale in questo caso, perché
non vogliamo assolutamente rischiare che la messa a fuoco cambi tra uno scatto e l'altro, quindi nel momento in cui io comincio a scattare, metto a fuoco, poi tolgo l'autofocus perché altrimenti ogni volta che io uso il trigger la camera potrebbe risettare il focus e anche se stiamo scattando a F11, F13 per avere tutto a fuoco, stiamo scattando con un grandangolo, quindi non c'è il problema di avere un fuorifuoco vero e proprio, però se c'è una minima variazione di fuoco le foto potrebbero allinearsi meno bene e noi questo non lo vogliamo e siccome non ci costa niente togliere l'autofocus lo togliamo, così lavoriamo sereni e siamo tranquilli. Impostiamo anche il bilanciamento del bianco, in questo caso l'ho impostato su flash perché era sostanzialmente l'unica fonte luminosa nella stanza era il mio flash, c'erano dei neon ma erano così lontani che assolutamente ininfluenti, quindi esposizione ovviamente bloccata, non possiamo lavorare con i flash con le priorità. Quindi esposizione bloccata, autofocus bloccato, bilanciamento del bianco bloccato. Deve essere tutto manuale perché dobbiamo operare delle scelte noi. Tutto bloccato e bloccato anche l'autofocus. In questo modo possiamo portarci a casa una serie di foto di quell'angolazione che siano tutte uguali e quindi possiamo andare veramente poi a fare delle sovrapposizioni perché coincidono sia per inquadratura perché la camera era ferma, sia per messa a fuoco perché non è cambiata, sia per bilanciamento del bianco ed esposizione perché erano fissi. Le luci, parimenti sono fisse. Ora però nel momento in cui dobbiamo andare a fare questo giochino di fotografare il letto con esposizioni diverse cambia tutto, perché qui dobbiamo fare la nostra serie di foto con le luci accese, con una fissa e l'altra che ruota. A un certo punto però dobbiamo abbassare le luci flash e quindi vabbè, tocchiamo le luci flash, ma questo non è un problema. Il problema però è che per matchare l'esposizione delle lucine del comodino dobbiamo toccare anche la camera. Perché dobbiamo cambiare l'esposizione, dobbiamo dilatare i tempi di scatto per catturare quella lucina fioca al buio. Quindi allunghiamo i tempi di scatto e questo non è un problema perché siamo su treppiede, ma il problema è che dobbiamo toccare la camera. Se il nostro treppiede non è stabile, noi facendo così con la rotella, muoviamo la camera. Un minimo la camera si muove, quello è un disastro. Quindi per fare questo lavoro assolutamente ci vuole un treppiede buono. Ora, le fasi di scatto si sono svolte più o meno così. Siamo partiti dal prodotto più difficile, quindi siamo partiti dal letto. Abbiamo portato il letto in posizione e abbiamo fotografato il primo letto, perché non ce n'era uno solo. Abbiamo fotografato il primo letto nella prima stanza. Quindi abbiamo fatto l'illuminazione, abbiamo fatto tutto questo giochino dell'esposizione multipla di cui vi ho appena parlato. Nel frattempo veniva allestita la seconda scena con gli altri prodotti. Mentre io scattavo c'erano altre persone che allestivano la seconda scena, se no non ce la si faceva. Quindi la seconda scena è stata allestita con un altro set di prodotti, che in particolare erano un lavandino da muro con il lavabo in legno, quindi tenete conto che è sempre un falegname, quindi erano tutti prodotti che avevano a che fare con il legno. Il secondo prodotto era questo lavandino che viene allestito in un altro punto dello studio e contemporaneamente veniva allestita anche un'altra scena per un secondo letto che viene fotografato in un secondo momento. Nel mentre che io scatto vengono allestite le altre scene, per cui appena io ho finito di scattare la prima scena posso spostarmi alla seconda che trovo già pressoché assemblata. Nel momento in cui io comincio a scattare la seconda scena, la prima scena viene smantellata, per cui io quando dico fatto devo essere sicuro di aver finito, perché non lo ritrovo lì quel letto quando torno. Quindi il momento in cui io so che ho finito, posso dire, ok, questo letto abbiamo fatto, si può smontare, viene smontato, viene ricaricato sul camion, quindi devo essere assolutamente sicuro. Io di quel letto ho fatto diverse angolazioni, proprio perché volevo essere sicuro, quindi ho fatto il letto frontale, ho fatto il letto dall'angolo, quindi praticamente una prospettiva isometrica, e ho fatto dei dettagli delle gambe per far vedere la lavorazione delle gambe del letto, che è una delle particolarità che il cliente voleva mettere in luce oltre alla testiera del letto e oltre ai comodini. Per quanto riguarda materasso e trapunte, gli interessava relativamente perché quelli non li fa lui, li compra e quindi non gli interessava. Gli interessavano i dettagli delle parti in legno, ovviamente. Io mi sono portato a casa tutti i dettagli che mi servivano. Ho fatto la frontale, ho fatto la laterale, ho fatto la isometrica, ho fatto le foto classiche che si fanno quando si fotografa un letto o un mobile in generale. Quindi niente di nuovo, assolutamente tutto normale. La particolarità, volendo, è stata che ogni singola foto è stata illuminata più volte con le luci messe in posizioni diverse in modo da poter ricreare poi in post-produzione l'ambiente che volevo io. Perché in alcune foto c'era più luce, in altre ce n'era di meno, quindi io posso dopo miscelare queste luci diverse e andare a togliere delle ombre dalla mia foto e ottenere un effetto generale più gradevole e un effetto che non sarebbe stato facile ottenere disegnando un set design con più luci, perché più luci vanno poi a generare più ombre.
Quindi lavorare in questo modo, andando poi a cancellare delle ombre, sommando le foto, mi ha anche avvantaggiato in fase di post-produzione nella realizzazione di quella che è l'immagine finita. Particolarità di questo shooting è che le foto vengono scattate sì in una location arredata, ma vengono poi anche scontornate. Il ragionamento fatto è stato semplicemente questo: il cliente vuole le foto arredate. Però può fare comodo averle anche scontornate, perché comunque se le vuole mettere in vendita per una scheda tecnica può servire avere il prodotto scontornato. La cosa che è stata fatta è semplicemente questa: nel momento in cui ho realizzato il primo set di foto, è stato preso un backdrop di carta bianco che aveva una misura veramente esorbitante, perché era 3 metri per 10 metri, una cosa era veramente molto molto grande. Questo foglio, che era arrotolato, viene srotolato sul pavimento e, con l'ausilio di più persone, ovviamente, perché non è stato per niente facile, si solleva il letto, quindi in due ci si mette, si solleva il letto e si dà un calcio al rotolo che rotola sotto il letto. In questo modo abbiamo buttato un backdrop bianco sotto i piedi del nostro letto. Lo tiriamo su dietro la testiera e scattiamo con le luci nella stessa posizione, quindi abbiamo di nuovo la nostra luce da un lato e la nostra luce a 90 gradi, rifacciamo tutto il giro delle luci, quindi rifacciamo i nostri 6-7 scatti, quello che era, con dietro il backdrop bianco. In questo modo che cosa succede? Abbiamo il letto nella stessa posizione, perché comunque abbiamo alzato i piedini da una parte, fatto passare il foglio e riabbassato. Poi alzato i piedini dall'altra parte e fatto passare il foglio, il letto grosso modo non si è mosso, anzi era difficile tirarlo su, quindi non si è mosso, è rimasto lì dove era. In questo modo abbiamo sia lo sfondo arredato sia lo sfondo bianco. Facendo poi lo scontorno una volta sola, abbiamo potenzialmente lo scontorno perfetto di entrambi i letti che matchano e sono perfettamente sovrapponibili. Questo ci fa molto molto comodo perché nel momento in cui dobbiamo andare a fare delle lavorazioni noi possiamo avere l'intero progetto con dentro tutte le foto del letto scontornato e tutte le foto del letto su sfondo bianco. Quindi possiamo avere esattamente lo stesso letto sia arredato sia su fondo bianco e possiamo fare una GIF, possiamo fare un video per far vedere il passaggio dall'uno all'altro e corrisponde perfettamente. È un effetto molto bello che sono molto contento di essere riuscito a realizzare perché vi confesso che era la prima volta che scattavo un prodotto di quelle dimensioni. Quindi anche se sono abbastanza pratico di esposizione multipla, l'ho realizzata molte volte su prodotti più piccoli, non l'avevo mai realizzata su prodotti così grandi, quindi sono molto soddisfatto di essere riuscito a portarmela a casa. Ora, questo viene fatto per il primo set, viene poi replicato per il secondo e per il terzo. Nel momento in cui il primo set è concluso, ci si sposta sul secondo set, che banalmente è la seconda parete, perché in questo studio arredato abbiamo preso sostanzialmente una stanza e ogni stanza aveva quattro muri con quattro situazioni diverse, quindi primo muro, prima scena, secondo muro, seconda scena, terzo muro, terza scena. Avevamo potenzialmente tre scene. Il quarto muro non era una scena perché era l'ingresso. Quindi avevamo tre scene possibili, le abbiamo sfruttate tutte e tre. Finita la prima scena, si passa alla seconda, per cui mentre il backdrop bianco viene tolto da sotto il primo letto viene smontato, si passa a fotografare il secondo letto e poi si passa a fotografare gli altri prodotti che erano più piccoli. Quindi questa procedura viene replicata per tutti quanti i prodotti. I prodotti vengono tutti scattati con la stessa lente, che era il 17-40 mm di Canon. Ho optato per questa lente per due motivi. Intanto perché, essendo dei prodotti grandi, ho preferito avere un grandangolo abbastanza consistente. Siccome sapevo quali erano gli spazi perché avevo fatto un sopralluogo, ma non sapevo quanto erano grandi i letti, non sapevo esattamente quanto ingombro avevano le testiere e di che misura sarebbero stati i comodini una volta inseriti dentro nel letto. Quindi ho preferito tenermi la massima versatilità avendo un grandangolo molto pronunciato. Ho preferito il 17-40 rispetto al 16-35 per due motivi. Il primo è che lo stabilizzatore del 16-35 non mi serviva a niente, avrei lavorato esclusivamente su cavalletto, quindi non avevo bisogno dello stabilizzatore, che peraltro consuma batteria, quindi non mi serviva assolutamente. Quindi ho preferito il 17-40. Inoltre, il 17-40 mi dà quel 40 mm che sul 16 manca, quindi ho potuto realizzare tutte le foto con una sola lente, ho potuto realizzare le vedute ampie dell'intera stanza e ho potuto, zoomando a 40 mm, fare anche i dettagli. Ora, i dettagli avrei potuto farli anche con un 85 mm volendo, però sarebbe stata una fatica in più perché con un 85 mm avrei dovuto stare molto più indietro e non è detto che quello spazio nello studio ci fosse, perché per quanto grande fosse, io comunque avevo un muro alle spalle.
Quindi ho dovuto comunque avere gioco su questa cosa e ho pensato che con una lente media, quindi un 40 mm che si avvicina esattamente al medio del 50, avrei potuto realizzare tutto quello che mi serviva e infatti così è stato, perché comunque dettagli di una gamba del letto si fanno tranquillamente con un 40 mm, stando a una certa distanza. Con l'85 mm avrei dovuto andare più indietro, sarebbe stato forse meglio perché avrei avuto un po' meno distorsione, ma la distorsione la rimuovo dopo in post-produzione e non ci sono problemi. Anzi, a questo riguardo, il fatto di aver lavorato con l'esposizione multipla mi avvantaggia, nel senso che io posso prendere tutte le foto di quel dettaglio, le impilo, dopodiché le seleziono tutte all'interno di Photoshop e faccio le mie modifiche sulla correzione prospettica su tutte le foto insieme. Ovviamente è un processo che affatica un pochino il processore, quindi ci vuole un computer un po' prestante se vogliamo lavorare in questo modo, soprattutto su delle foto grandi, come sono delle foto fatte da una camera full frame. Avremo comunque la macchina un pochettino in affaticamento, però il risultato ne vale la pena, nel senso che abbiamo tutte le foto con la correzione uguale, che se noi facciamo la correzione sulle immagini separate ci possono essere delle differenze. Magari con una certa luce vediamo un angolo in un certo modo e facciamo una correzione, magari con un'altra luce lo correggiamo diverso. Invece così abbiamo tutte le foto corrette nello stesso modo, sono già impilate, hanno già il tracciato e insomma ci togliamo un sacco di lavoro potenziale. Abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare per correggere la prospettiva di tutte le foto nello stesso modo. Una volta terminate le operazioni di ripresa, ovviamente non ci rimane che smontare tutto. Quindi smontare le luci, smontare i cavalletti, smontare i mobili rimasti, si carica tutto quanto sul camion. Tra l'altro, una difficoltà cui ci siamo resi conto è che il backdrop è stato veramente difficile da portare via, nel senso che noi abbiamo ordinato da FCF, negozio di forniture foto e cinema di Milano, abbiamo ordinato questo backdrop bianco e abbiamo scelto la misura, fra l'altro più piccola che avevano, perché era il più piccolo che avevano ed era 3 metri per 10, era una cosa veramente enorme. Ce lo siamo fatto consegnare, mi hanno detto ce lo consegnate direttamente presso la location arredata il giorno dello shooting. Quindi viene consegnato ovviamente in tempo, cioè precisi, perfetti come sempre. E la difficoltà è stata quando siamo dovuti uscire perché ci siamo detti: ok, questo backdrop, cioè ce lo vogliamo portare via perché comunque l'abbiamo pagato, è ancora buono, lo usiamo anche per altri shooting, ormai ce l'abbiamo. Però come facciamo a portarlo via? Perché comunque una volta arrotolato è lungo 3 metri, quindi in macchina non ci stava. Alla fine abbiamo risolto chiedendo un passaggio al nostro cliente perché lui aveva portato i mobili col camion e quindi ci siamo fatti riportare presso il nostro studio in cui abbiamo potuto scaricare il backdrop senza grossi incidenti ed è ancora lì. È stato divertentissimo come momento, ve l'assicuro, perché a un bel momento stavamo caricando la macchina e ci siamo detti: ma questo non ci entra nella macchina. Aspetta, la tua macchina è più grande della mia, no, non entra neanche nella mia. Cioè, impossibile, ovviamente, cioè è più lungo di una macchina, 3 metri è più lungo di pressoché di qualsiasi abitacolo di qualunque vettura, quindi non ci stava assolutamente, è stato da morire dal ridere. Quando succedono queste cose, mal che vada, si fa buon viso a cattivo gioco e o si taglia il backdrop in due, così da 2 metri, da 3 metri diventa 1,5 metri e lì si riescono a caricare i due pezzi, o se no, purtroppo lo si abbandona, cioè si rinuncia, si dice: vabbè, con quello che ho guadagnato per lo shooting era incluso il costo del backdrop e fa niente, non lo utilizzerò per lavori futuri. Io non l'avrei abbandonato in ogni caso, piuttosto l'avrei tagliato in due così ci stava in una macchina e me lo sarei portato via comunque. Ora, appena rientrati alla Batcaverna, ovviamente ci si mette subito al lavoro sulla post-produzione. Questo perché è importante mettersi subito al lavoro quando si è fatto uno shooting, per almeno due motivi. Il primo è che si liberano le memory card e si mettono le immagini sul proprio hard disk fisso e sul cloud, così si ha la doppia sicurezza. È importantissimo farlo subito perché può succedere di tutto. Io mi confondo e formatto la scheda? Sì, può succedere. Una volta mi è successo. Una volta non so perché ero stanco, piuttosto che tornato a casa da uno shooting, ho detto: sì, queste robe qui sì, le ho già messe sul cloud, ho formattato la scheda. E lì sono dolori, perché se me ne accorgo, me ne sono accorto subito, sono accorto il giorno dopo, si possono ancora recuperare perché la scheda formattata contiene ancora le immagini, quindi tramite dei softwareini che purtroppo sono a pagamento, costano un centinaio di euro, si può con un softwareino a pagamento recuperare le informazioni da una memory card formattata. Quindi uno se ne accorge subito, si dà una pacca sulla fronte, caccia 100 euro perché è colpa tua e quindi paghi e ti recuperi le foto. Con questo softwareino le riestrapoli dalla scheda di memoria e sei a posto, hai speso 100 euro, però le informazioni sono recuperate. Il problema qual è? Se non te ne accorgi subito, se tu non te ne accorgi e scatti con quella memory card,
le informazioni che tu avevi formattato e quindi cancellato vengono sovrascritte man mano che tu scatti. Per cui se riempi di nuovo la scheda, a quel punto le hai perse davvero quelle di prima e lì sono dolori veramente, perché se avevi affittato una location arredata del costo di 1000 euro al giorno e ti trovi a dover dire al cliente: guarda, ho formattato la scheda, dobbiamo rifare tutto. Lì sono veramente dolori, perché al di là del fatto che il cliente ovviamente, cioè fuori dalla grazia di Dio e ci ammazza a martellate, ma lì dobbiamo ripagarla noi la location, perché la prima volta paga il cliente perché il servizio è per lui, ma la seconda volta se abbiamo sbagliato lo studio glielo ripaghiamo noi, per cui sono veramente mazzate. Quindi primissima cosa da fare è assicurarsi che questo non succeda, per cui io appena arrivo a casa non me ne frega niente di che ore sono, non me ne frega niente se sono stanco, è mezzanotte, è l'una, ho lavorato 12 ore tutto il giorno, non me ne frega niente, io mi metto al computer e scarico la roba. Una volta fatto questo è anche bene mettersi a lavorare subito sulla post-produzione. Ora, siamo tornati a casa all'una, non vi dico di farlo all'una di notte, però il giorno dopo, tassativamente, il giorno dopo, non me ne frega niente a che ora, il giorno dopo avete altro da fare, lo fate di notte, non me ne frega niente. Il giorno dopo ci si mette a lavorare subito sulle immagini. Questo perché? Perché io con tutte le foto che ho fatto 300 foto. E non avevo né lo spazio mentale per mettermi lì con un foglio a dire: ok, dalla foto 1 alla foto 5 è la prima posizione, dalla foto 7 alla foto 11 è l'altra posizione. Cioè, no, non ho nessuna intenzione di lavorare in questo modo, non ho intenzione di mettermi lì a scrivermi le cose, perché comporterebbe lavoro in più nel guardarmi le cose e segnarmele, e lavoro in più nel stare a controllare il foglio dopo. Io invece lavoro in un altro modo. Io ho tutte le mie foto. Più o meno mi ricordo le posizioni che ho fatto, il giorno dopo la cosa è ancora fresca, per cui io dico: ok, guardo le mie foto e vedo che, ok, questa, 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 questa e questa sono la prima posizione. Quest'altra che è diversa, qui parte un'altra posizione, per cui io il giorno dopo metto i colori sulle serie delle mie foto. Serie 1 la metto in verde, serie 2 la metto in giallo, serie 3 la metto in arancione, serie 4 la metto in rosso. Me le seleziono all'interno di Lightroom, all'interno di Camera Raw, all'interno di quel cavolo che voglio. Metto le stelline, metto quel cavolo che voglio. Così non ho fogli svolazzanti, ho semplicemente le mie foto già dove devono essere, con i colori che me le separano. Così quando faccio una serie, so già che devo esportare e lavorare su quella serie e ce le ho già con i colori giusti. Questo è un lavoro che se lo faccio subito il giorno dopo mi viene istantaneo, perché le vedo subito, me lo ricordo, ok, questa serie è questa serie è quest'altra, questa serie è quest'altra, ci metto un attimo, è come se me le riguardassi una volta e metto i colori. Da lì in poi lavoro molto bene, perché seleziono tutta una serie. Faccio la mia post-produzione, esporto quella serie e sono pronto a lavorarmela. Esporto la seconda serie e sono pronto a lavorarmela. Esporto la terza serie e così via. Facendo così, io trovo che sia molto più efficiente. Immaginatevi questi due contesti. Nel primo contesto io lavoro in questo modo, quindi il giorno dopo faccio tutto. Il giorno dopo io finisco la post-produzione, la faccio tutta subito, perlomeno lo sviluppo digitale. Poi magari mi tengo lì le serie separate in cartelle rinominate con le diverse posizioni e posso farmi lo scontorno e posso farmi il color correction dopo. L'esportazione, lo sviluppo digitale lo faccio subito. Immaginatevi questi due contesti. Io lo sviluppo digitale lo faccio subito e l'ho già finito e ho lì il mio tesoretto delle mie foto che devono solo essere impilate e un minimo di post-produzione. Scenario 2. Io ho un foglio di carta su cui mi sono scritto dalla foto 697 alla 702 alla prima posizione, dalla foto 702 alla foto 722 alla seconda posizione, ta 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 ta, tutte queste informazioni qui io metto tutto lì perché dico: tanto è tutto scritto, e 20 giorni dopo mi trovo lì a dire: ok, allora vediamo, dalla foto 700, allora andiamo a vedere quante memory card avevo usato, due memory card, quindi due serie di numeri. Allora, prima serie di numeri, dov'è? Qui, no, forse è dopo, riscrollare tutto lo shooting per andare a vedere dove comincia. Cioè, avete capito? Lavorando in questo modo io sto risparmiando tempo, ne sto risparmiando tanto e soprattutto sto lavorando in una maniera che preferisco, perché non so voi, ma io preferisco passare il mio tempo scattando e facendo post-produzione piuttosto che leggendo delle tabelle. Inoltre credo che sia un modo molto migliore di lavorare, perché se io faccio la post-produzione il giorno dopo, i miei occhi hanno ancora la memoria di quella che era la scena, faccio una post-produzione migliore se me lo ricordo, il che non significa che poi io non lasci lì il lavoro a sedimentare, perché riguardandolo un paio di giorni dopo posso accorgermi di microerrori che ho fatto e posso andare a correggere, però il lavoro lo faccio subito, perché se lo faccio subito ho in mente com'era la scena, ho in mente quello che devo fare, ci ho ragionato su quello shooting, ci ho ragionato tanto, è stato pianificato tutto, so come devono rendere.
per cui so come le devo lavorare. Se io lascio passare 20 giorni, poi devo, cioè cosa faccio? Mi riprendo, mi risbobino i file delle riunioni che ho fatto e devo andare a cercare di scoprire di nuovo come le volevo perché non me lo ricordo più. Guardate che magari molti di voi sono giovani e se lo ricordano, ma quando l'età comincia a sopraggiungere ve lo dimenticate, perché poi avete altri 20 shooting da fare, non ve lo ricordate più che cosa voleva quel cliente lì, glielo dovete fare subito. Se glielo fate subito, 3 mesi dopo ve lo ricordate ancora, perché avete comunque finito il lavoro subito, ve lo ricordate un lavoro che avete finito. Se lo lasciate a metà, riprenderlo dopo, è un casino e vi porta via molto più tempo. È molto meglio fare quella fatica e mettersi lì il giorno stesso o il giorno dopo a terminare il lavoro, perché così è un lavoro che sapete che è finito. E potete metterci una pietra sopra. Poi, detto questo, ovviamente ognuno lavora come vuole, sentitevi liberi di fare le scelte più scellerate quando portate avanti il flusso di lavoro per uno shooting. Io vi dico quello che è il mio e vi dico anche che funziona. Quindi, se volete sperimentarne uno che non sapete se funziona o no, è una scelta vostra e se avete un flusso di lavoro che reputate migliore del mio, vi invito a farmelo sapere perché sono apertissimo a suggerimenti. Ma secondo me il modo giusto di lavorare è questo. Ora, parlando della post-produzione, ovviamente non c'è stato bisogno di fare una grande correzione colore, quindi il colore era già abbastanza accurato perché ho utilizzato le impostazioni della camera, stabilendo che il bilanciamento del bianco era per il flash, la scena è stata illuminata quasi esclusivamente da luci flash, per cui il colore era già abbastanza accurato così. È stato comunque utilizzato il color checker perché la tirella del cliente aveva dei colori precisi, quindi vengono mantenuti. Quindi una post-produzione molto rapida, nel senso che il colore era sostanzialmente già stato fatto. Per quanto riguarda la distorsione della lente, i soliti parametri, il mio solito preset per la nitidezza che uso sempre, ovviamente è stato applicato tutto come al solito, quindi preset per la nitidezza per avere le immagini con la nitidezza che dico io e correzione della lente base, quella di Camera Raw, quindi la correzione della lente che rimuove un po' di vignettatura, che sul 1740 c'è la vignettatura, quindi viene rimossa la vignettatura e viene rimosso quel pelino di distorsione che ci può essere. Per quanto riguarda la distorsione, vengono comunque corrette dopo le foto. Una volta impilate tutte, viene corretta la prospettiva perché i muri non sono mai dritti dritti, i mobili non sono mai dritti dritti e l'angolazione che volevo io non mi consentiva di avere tutto dritto. Molte volte quando si scattano fotografie di interni, per avere le linee verticali perfettamente dritte, magari si arriva molto vicino ai piedi del tavolo, ai piedi del letto, ai piedi dei mobili della stanza. Perché lì si sta favorendo l'architettura rispetto ai mobili, quindi se devo tagliare un pezzo del mobile per avere la foto giusta, tutta dritta, lo taglio. Per non avere i muri così o così, piuttosto preferisco tagliare un pezzo della gambetta del mobile che sta in mezzo. Quindi taglio un pezzettino qui, però riesco ad avere le mie linee dritte. In questo caso non potevo fare questo ragionamento perché il soggetto era il mobile, per cui ho cercato di tenere le linee più dritte che potevo, ma in certi casi magari una linea era dritta e l'altra pendeva un pochino, quindi è stata fatta una correzione per portare le linee a essere tutte perfettamente verticali e avere una foto giusta, dritta, precisa. Questo ovviamente nel rispetto del soggetto, quindi senza andare a deformare il prodotto, perché è anche importante dare un'idea veritiera di quello che è il prodotto. Quindi una correzione prospettica che sia funzionale ad avere delle foto in studio arredato, quindi una foto di architettura, ma in cui il protagonista è il prodotto, è il soggetto collocato al centro. Questo può sembrare banale, ma questo non può essere fatto in Camera Raw, in Lightroom per esempio, per cui quello che viene fatto in Lightroom è una correzione base della lente che rimuove un pochino di distorsione. Una volta fatto questo, io ho esportato la prima scena, questa prima scena me la importo tutta in Photoshop, impilo le foto una sopra l'altra, magari faccio anche già le lavorazioni che devo, eh. Non si dovrei fare prima le correzioni della prospettiva, però in questo caso io credo di aver fatto prima la miscelazione dei vari livelli, tanto non cambia niente a quel punto, perché una volta che ce li ho tutti impilati, li seleziono tutti, faccio trasforma e applico le mie modifiche, correggo la prospettiva su tutte quante. Io uso trasforma per fare la correzione della prospettiva, so che esistono dei tool automatici di correzione della lente all'interno di Photoshop e mi dicono che funzionano anche bene, però io trovo che non mi diano quella libertà di gestire lo spazio dell'immagine come cavolo voglio io. Hanno troppi automatismi che io non voglio. Io quando correggo una prospettiva voglio farlo a mano perché voglio il controllo su tutto e voglio decidere ogni curva dove deve cascare. Quindi preferisco farlo a mano. È più lungo, eh? Sicuramente è più lungo, però per esempio in questo caso mi avvantaggia perché io posso selezionare tutti i livelli e fare la stessa cosa su tutti i livelli contemporaneamente. Ovviamente non vedo tutti i livelli, vedo solo il livello in cima nel momento in cui faccio questo lavoro, però se è giusto sul livello in cima sarà uguale anche su tutti gli altri, quindi va bene così.
Per cui lo step assolutamente fondamentale è stato sicuramente la correzione della prospettiva. In secondo luogo, secondo step fondamentale è stato lo scontorno dei prodotti. Tenete conto che abbiamo scattato con il backdrop bianco, ma abbiamo scattato con il fondo bianco sotto il letto prevalentemente per avere le ombre vere fatte dalle luci. Cioè io è quello che voglio quando metto un backdrop bianco. Tenete conto di questo. Se io ho un oggetto, considerate la mia mano. Ed è un'immagine, ovviamente sul video è più complicato. Se io ho questa immagine che vedete con la mia mano messa in questa posizione, io non ci metto niente a scontornare la mia mano e mettere lo sfondo bianco dietro. È una cavolata. Io posso scontornare qualsiasi cosa e non ho bisogno dello sfondo bianco. Ovviamente se ho lo sfondo bianco ed è un prodotto che deve andare su sfondo bianco, sarà più gradevole l'effetto perché era bianco dietro già, quindi bianco su bianco. Ti dà meno fastidio se era una foto su sfondo nero, cioè la mia mano prendetela qui su uno sfondo nero, se io la scontorno e ci metto dietro uno sfondo bianco, l'effetto sarà meno gradevole perché comunque la percezione del fatto che lo sfondo è cambiato è data dal fatto che c'è un riflesso diverso, una luce diversa che viene avanti, quindi è meno credibile, risulta più incollato se la luce e lo sfondo non corrispondono. Infatti io sapendolo già, quando scatto una cosa che deve essere scontornata e messa su uno sfondo chiaro, la scatto su sfondo chiaro, quando deve essere messa su sfondo scuro, la scatto su sfondo nero. Così ho una coerenza visiva, la luce che vedo, lo scontorno mi renderà di più l'idea, anche dopo che la foto è stata scontornata avrò una percezione migliore, meccerà meglio. È meglio fare le cose in questo modo perché ragionandole in questo modo sono più coerenti, intanto c'è una progettualità dietro e poi la resa è migliore, banalmente la resa è migliore. Ciò detto, io posso benissimo scontornare un oggetto e mettergli dietro lo sfondo bianco che voglio, ma quello che non posso fare è ricreare le ombre. Immaginatevi un letto con le sue quattro gambette, avrei dovuto ricrearmi tutte le ombre a mano. Io questo non lo voglio fare e soprattutto so benissimo che un'ombra vera è meglio di un'ombra finta. Per cui mettendo il backdrop bianco sotto, io quello che volevo fare non era scontornare il letto viene comunque scontornato a mano e indovinate con quale strumento? Con la penna, si scontorna con la penna. L'unica cosa che non si scontorna con la penna sono i barboncini, perché quelli sono pieni di pelo. Tutto il resto si scontorna con la penna. Per cui il letto viene comunque scontornato con la penna. Io lo scontorno in ogni caso con la penna perché così posso fare delle regolazioni locali magari. Cioè posso, una volta che ho la selezione del mio letto, posso schiarirlo tutto e farlo esaltare rispetto allo sfondo che lascio più scuro. Questo è un'altra cosa che si fa con la selezione. La selezione non si fa solo per eliminare lo sfondo, ma anche per cose come questa. Nella fattispecie la selezione viene fatta anche perché in questo modo io ho il mio letto su sfondo bianco in cui elimino effettivamente tutto lo sfondo, lascio però le ombre delle gambe, perché le ombre delle gambe io le voglio vedere, quindi vado a duplicare il livello. Io ho il mio, facciamo finta di avere il mio letto finito. Ho il mio letto finito con il letto che è giusto e le ombre sotto. Io vado a rimuovere completamente lo sfondo e vado a duplicare il livello. Dopodiché vado a rimettere un pochettino di sfondo, quindi riporto fuori un pochettino di ombre, solo nella zona in cui le ombre esistono ovviamente, vado a usare Blend If in maniera tale che porto fuori soltanto i toni scuri, quindi i toni chiari li escludo, in questo modo io ho il mio prodotto e vado pian piano a riaccendergli le ombre sotto. In questo modo ho le ombre vere del mio letto. E ho il mio letto fotografato bene e scontornato, però le ombre riesco a riportarle fuori, le ombre vere. È un lavoro che è più rapido piuttosto che disegnarle tutte ed è più bello. Si ha proprio la percezione del fatto che le ombre sono vere. E è una cosa che qualcosina aggiunge. È una cosa sicuramente non facilissima da fare perché bisogna averci pensato prima, bisogna aver pensato che si volevano quelle ombre. Ora, in un contesto perfetto in cui fosse stato fatto nel mio studio, in cui un letto ovviamente non ci sta purtroppo. Se io avessi potuto scattare nel mio studio, avrei disegnato un set in maniera tale da avere un backdrop fisso e da poter creare quelle ombre come cavolo volevo io. In un contesto come questo, un pochettino più fluido, più volatile, ho posizionato le luci nella maniera che ritenevo più opportuna, ho posizionato le luci anche per disegnare ombre diverse in maniera da poter scegliere l'ombra che volevo in post-produzione, cosa che infatti ho fatto. Ho scelto l'ombra che mi sembrava più bella per ogni prodotto. In questo modo abbiamo delle ombre che sono pressoché perfette su uno sfondo bianco pressoché perfetto. Ripeto, in uno studio che fosse stato il mio sarebbe stato più facile realizzare tutto questo perché avrei avuto tempo per mettermi lì e progettare queste luci. Invece così, diciamo che ho pensato due o tre ombre diverse e alla fine ne ho scelta una. Il risultato è comunque
esattamente quello che volevo, semplicemente se fossi stato nel mio studio avrei avuto più tempo per pensarci e forse avrei potuto fare delle regolazioni locali in più in fase di scatto, avrei potuto lavorare di più sulle ombre in fase di scatto rispetto a quanto ho potuto effettivamente fare. Il risultato finale che vedete è comunque quello di un prodotto di fascia abbastanza alta, nel senso che realizzare delle foto di un prodotto del genere non è per niente facile, per niente scontato. Per questo motivo di solito si utilizzano i render e le progettazioni 3D per un lavoro di questo tipo. In questo caso si è preferito farlo in studio per almeno due motivi. Il primo è che io non sono un progettista 3D, per cui ovviamente io propongo al mio cliente quello che sono in grado di fare, non quello che non sono in grado di fare. Per realizzare una progettazione 3D avrei dovuto mettermi lì a studiare come si fa e diciamo che invece io preferisco fare quello che so già fare perché comunque funziona. In secondo luogo, informandoci, abbiamo visto che una progettazione 3D avrebbe avuto diversi impedimenti, logistici e anche per quanto riguarda il prezzo, per cui abbiamo preferito realizzare tutti i prodotti in un'unica soluzione. Aveva senso ovviamente solo se riuscivamo a fare tutti i prodotti in una sola giornata, perché altrimenti i costi andavano a raddoppiare, se non di più. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, infatti siamo arrivati a fine giornata, quando lo studio stava per chiudere, e abbiamo detto: "Bene, dobbiamo solo prendere le nostre giacche e abbiamo finito, abbiamo sgomberato lo studio, siamo giusti precisi in tempo." Quindi tutto organizzato e concatenato alla perfezione, si è riusciti a portare a casa esattamente il risultato che volevamo. Ora, una piccola nota personale per quanto riguarda la post-produzione. Ci sono state delle piccole modifiche da fare sulle foto per quanto riguarda proprio lo studio, nel senso che lavorare in una location arredata sicuramente è molto bello e dà un tocco in più alle immagini. Tuttavia, lavorare in una location arredata senza l'ausilio di un arredatore o di un architetto, meglio ancora, che ovviamente non c'era, perché sobbarcarsi il costo di un architetto o di un arredatore che ci consigliasse anche su come disporre gli elementi all'interno dello spazio, sarebbe stato un costo assolutamente proibitivo. Per questo motivo si è fatta una scelta diversa e si è deciso di gestire noi lo spazio, con tutto quello che ne consegue, perché non essendo io né un arredatore né tantomeno un architetto, c'erano degli errori e delle imprecisioni nelle foto, di alcuni dei quali ero perfettamente consapevole e rassegnato. E vi faccio un esempio su tutti: una delle tende all'interno di una delle camere, all'interno di una delle scene, una tenda anche bella, cioè così un ambiente abbastanza ricco, sfavillante, tuttavia una tenda di un tessuto e con un taglio soprattutto che la rendeva assolutamente ingestibile, nel senso che era una tenda che non stava in posizione, era impossibile metterla in posizione, o meglio, era possibilissimo, però io avrei dovuto saperlo prima, e non ci avevo pensato, e avrei dovuto portarmi degli spilli e un metro da sarto e mettermi lì a mettere degli spilli in sta cavolo di tenda per tenerla da un lato, per farle il risvoltino, il bordo, cioè un'ora di tempo dedicata alla tenda. Ciao, non lo voglio fare, non me ne frega niente. Tu dici: "Apri la tenda, che problema c'è?" No, perché la tenda era funzionale alla scena, nel senso che noi avevamo oscurato la finestra c'era una saracinesca a tagliola lì praticamente che oscurava tutto per avere il buio completo dentro. È brutta da vedere una saracinesca tirata giù in quel modo. Quindi per coprire la finestra la tenda doveva stare chiusa, ovviamente doveva esserci quella tenda, faceva proprio parte della scenografia, ma era brutta. Per cui la tenda, non potendo mettermi lì a ricostruirla tutta con spilli, scotch, balle varie, poi non è il mio lavoro, io non sono capace, non sono un sarto, abbiate pietà. Per cui ho detto: "Io questa cosa non la faccio, piuttosto, una volta che ho il mio scatto, mi metto lì con Photoshop e ricostruisco la tenda e la metto a posto, metto in bolla la tenda con Photoshop, proprio come farei con un prodotto. Quando ho un prodotto, uno still life scattato magari non perfettamente in prospettiva, magari tende a pendere un pochettino in dentro, un pochettino in fuori, lo si prende, lo si deforma e lo si porta a misura." La stessa cosa viene fatta con quella tenda, che viene ovviamente scontornata con la penna per poterla gestire separatamente all'interno dell'immagine, viene riposizionata, magari specchiata, se la parte sopra è buona e la parte sotto fa schifo, prendo la parte buona, la specchio, la duplico sotto e ho la mia tenda perfetta, precisa, a posto. In questo modo ci ho messo 10 minuti di post-produzione e se avessi avuto ovviamente qualcuno che si occupava della tenda sarebbe stato meglio, avrei lavorato di meno io, avrei avuto già le foto tutte giuste, però ci sono delle cose come in questo caso che non sei in grado di gestire. Perché io non sono un esperto di tessuti, non sono in grado di mettere a posto quella tenda, non è il mio lavoro e non ho francamente neanche voglia di farlo, perché è una cosa proprio che per mettermi lì a fare una cosa che non so fare e che francamente non mi compete, è una cosa che mi toglie anche un po' proprio la gioia di fare quello che sto facendo. Per cui faccio un freddo calcolo e mi dico: "La sistemo dopo sta cosa." E la sistemo. La sistemo dopo, però la sistemo con uno strumento che padroneggio, che è l'utilizzo del motore di Photoshop. Io no, padroneggio Photoshop e non padroneggio spilli e forbici. Quindi
Quindi lì preferisco non mettermici, la sistemo dove so che la posso sistemare al meglio. Quindi questa e tante altre piccole cose sono state sistemate dopo. Faccio anche un altro esempio, nello studio c'erano delle luci strip che erano state applicate in alcune sezioni dietro uno dei letti, in alcuni casi le abbiamo rimosse, in altri casi erano fissate con viti o con scotch, abbiamo preferito non devastare tutto lo studio, quindi sono state lasciate. Anche lì, potendole togliere sarebbe stato meglio, ovviamente, avrei avuto da fare meno lavoro e la scena sarebbe stata più pulita, però non si può sempre pulire la scena come si vuole, quindi anche in quei casi io preferisco dire ok, quella roba lì lasciala perché posso rimuoverla io dopo, perché comunque preferisco fare quel pelo di lavoro in più piuttosto che magari sentirmi dire dallo studio guardate che per rimozione di tali materiali che abbiamo dovuto rimettere, vi facciamo pagare la mezza giornata in più perché abbiamo dovuto riallestire, oppure avete danneggiato qualcosa togliendolo e quella luce strip lì magari aveva un costo di 8.000 euro. Preferisco non saperlo, gliela lascio lì, preferisco lavorare 10 minuti in più io piuttosto che correre un rischio di questo tipo, che poi non si sa mai, eh. Cioè uno ti tira fuori che quella roba lì che tu hai tirato via, che era una robina piccola così, era una roba da un costo esorbitante, tu l'hai rigata tirandola via, te la fanno pagare, preferisco di no. Detto questo, io ora vi faccio rivedere il risultato finale di questo shooting. Diamo un'occhiata anche al sito web. Alla fine queste immagini vengono chiaramente caricate sul sito web che fa da vetrina per l'attività del cliente e quindi abbiamo le schede prodotto per tutti i prodotti che sono stati fotografati. Vediamo che qui sono state inserite le immagini che sono post prodotte, finite. Abbiamo sia delle immagini ambientate sia delle immagini con i prodotti svolazzanti su sfondo bianco. Devo dire che siamo tutti molto soddisfatti di questo shooting. Il cliente è molto soddisfatto, anche io sono molto soddisfatto, siamo tutti rimasti molto contenti da questa esperienza perché siamo riusciti a realizzare qualcosa che non avevamo mai fatto, né il cliente né tantomeno io, su un progetto così grande, su un prodotto così grande, su una serie di prodotti così grandi, nessuno l'aveva mai fatto, quindi siamo assolutamente soddisfatti di quello che ci siamo portati a casa. Il sito web si presenta secondo noi molto bene, si evince quella che è la natura del prodotto e soprattutto emerge proprio che è un prodotto vero, tangibile, è un effetto che con una progettazione 3D difficilmente si ottiene. Qui si ha proprio la percezione tattile di quello che è il prodotto, che è esattamente quello che noi volevamo. Per cui siamo molto soddisfatti di questo shooting e adesso che abbiamo acquisito il know-how, sappiamo quali sono le difficoltà che si possono incontrare realizzando uno shooting di questo tipo e la prossima volta credo che potrei realizzare anche il doppio dei prodotti nello stesso tempo, perché ormai ho capito quali sono i problemi, ho capito come risolverli, avrei già delle direttive in più da dare in fase di pre-shooting, quindi saprei già come organizzare meglio il lavoro e spero veramente di avere la possibilità di farne altri di questo tipo e quando questo succederà sarete i primi a saperlo. Ragazzi, io come sempre spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa. Se avete domande specifiche su qualcuna delle fasi dello shooting che vi ho raccontato e su cui magari non ho approfondito, sentitevi liberi di chiedermelo in un commento o su Instagram o dove cavolo volete voi. Io tendenzialmente rispondo a tutti. Spero che non mi finiate dentro nelle richieste di messaggio perché a quel punto potrebbe volerci un po' di più, ma guardo anche quelle, quindi prima o poi rispondo. Detto questo, io vi do appuntamento alla prossima e come sempre vi assicuro che a nessun fotografo è stato fatto del male durante la realizzazione di questo video.